sapete che vado sempre di fretta. Io sono sempre andato di fretta, sono anche nato settimino. Per cui non parlerò a lungo. Buonasera a tutti, benvenuti alla terza proiezione del nostro Cineforum, che quest'anno è intitolato Il dividendo della crisi. Il film che vediamo stasera è un film del 2011 ed è del regista Andrea Molaioli. Ed è un film che è ispirato principalmente al fallimento di una delle maggiori e più importanti aziende alimentari del nostro paese, e che è appunto il crack della Parmalat. Fallimento che avviene all'incirca verso Natale, quindi siamo nel dicembre del 2003. In realtà non è diciamo il primo grande caso di crisi, di fallimento di un'impresa italiana. Infatti a inaugurare questa stagione, chiamiamola così, nera per il mondo imprenditoriale italiano, il primo caso è rappresentato dal fallimento del gruppo Cirio, che è avvenuto un anno prima, nel 2003. Diciamo che l'intenzione del regista Molaioli, di cui questa è la sua seconda opera, è quello non tanto di descrivere solo ed esclusivamente il crack, il fallimento della Parmalat, ma è anche quello di fare una diciamo un'analisi molto più approfondita e generale, indurre ad un'analisi più profonda del tessuto imprenditoriale italiano e della società italiana alla fine degli anni 90, del secolo scorso, quindi del Novecento, fino agli inizi del nuovo millennio, quindi degli anni 2000. Il film è ambientato principalmente nella provincia di Parma, che è diciamo un luogo caratteristico dove c'è una tradizione di imprese diciamo a conduzione familiare caratteristica. Cito solo due esempi: la Barilla è della provincia di Reggio Emilia, quindi viene appunto da quella zona, da quel territorio, e il secondo esempio, che poi è collegato anche alla Parmalat, è diciamo la farmaceutica Chiesi, che è il terzo gruppo farmaceutico più importante a livello nazionale italiano. Quindi siamo nella provincia di Parma, esattamente nella città di Collecchio, dove nel 1961 Callisto Tanzi fonda, crea per la prima volta il suo caseificio, che nel 1989 viene quotato in borsa e diventa appunto questo grande gruppo imprenditoriale italiano. Diciamo, l'argomento fondamentale, l'oggetto della Parmalat ovviamente è il latte, la produzione appunto del latte, che è un alimento fondamentale proprio per la vita. Ai bambini si dà il latte, e Tanzi riesce a trasformare questo alimento nell'oro bianco. Dopo il 1989, esattamente nel 2003, questo oro bianco viene però intossicato, e viene intossicato dalla finanza creativa, dai cosiddetti strumenti dei derivati. I personaggi, diciamo che il personaggio principale, il protagonista di questo film, è essenzialmente la Parmalat, e quindi questa grande azienda che viene ribattezzata nella pellicola Leda. Dopodiché ci sono tutti i vertici del gruppo di Collecchio. Quindi abbiamo Callisto Tanzi, che è interpretato da Remo Girone e che assume diciamo la fisionomia del cavaliere Rastelli. Poi abbiamo il braccio destro di Callisto Tanzi, in realtà Fausto Tonna, che qui prende il nome di Ernesto Botta ed è
interpretato da Tony Servillo, e la figura di Ton è la figura del ragioniere, quindi una persona abbastanza precisa, una persona molto rigida, burbera. Lo sentiremo nel film urlare, tirare degli oggetti contro la nipote di Callisto Tanzi, ed effettivamente nella realtà lui ha questo carattere così impulsivo, così diciamo burbero, ecco. C'è un'altra figura che secondo me, lo vedrete nel film, rappresenta un po' la coscienza, l'etica del, diciamo, della società per bene, tra virgolette, ed è Alessandro Bassi, il quale nella vita reale, nel film invece assume il nome di Filippo Magnaghi, il quale però compirà un atto diciamo estremo anche nella vita reale, ecco. Le uniche due persone, le uniche due figure che non rispecchiano tanto, a seconda dei diciamo di chi conosceva la famiglia e di chi aveva contatti appunto con il gruppo Parmalat, sono la moglie di Callisto Tanzi, che nella realtà si chiama Anita Chiesi, ed è appartiene Chiesi alla famosa diciamo impresa farmaceutica di cui parlavo prima. Anzi, addirittura si dice appunto che la famiglia Chiesi all'interno della provincia di Parma sia una delle famiglie più potenti, addirittura più potente di Callisto Tanzi. Tenete presente che la moglie aveva una partecipazione all'interno della Gazzetta di Parma, che è il, diciamo, quotidiano locale più seguito e diciamo più importante di quella zona. Ebbene, la Gazzetta di Parma pubblica 2 mesi dopo l'avvenuto scandalo Parma. Questo appunto per dire come i poteri forti all'interno dello stesso territorio agiscano non proprio, diciamo, correttamente con la visione giornalistica, ecco. L'altra figura che non corrisponde esattamente alla realtà è la nipote, che qui il regista ha, diciamo, fatto, sulla cui figura il regista ha fatto una sorta di mix, perché nell'azienda di famiglia diciamo, ha coniugato il carattere della figlia di Tanzi, che era anch'essa inserita nel gruppo di famiglia e che effettivamente verrà spostata a dirigere l'azienda di viaggi del gruppo Parmalat, mentre nel film questo ruolo viene attribuito alla stessa nipote. E poi appunto c'è questa nipote che ha studiato negli Stati Uniti d'America, alla Morgan Stanley, e quindi ha una cultura, diciamo, un po' più moderna del mondo imprenditoriale. C'è però in questo film un grave assente, che sono i circa 38.000 risparmiatori che si sono fidati delle proprie banche, dei propri consulenti, e si sono trovati da un giorno all'altro in possesso di carta straccia, di titoli del gruppo Parmalat, che non valevano ovviamente nulla. Ecco, io come panoramica generale del film mi fermerei qui, perché poi ci sono alcune considerazioni, come ho detto appunto all'inizio, che inducono ad una riflessione molto più profonda riferita allo stato di salute del mondo imprenditoriale italiano e allo stato di salute della società italiana. Per cui ci rivediamo tra un 100 minuti e vi auguro buona visione a tutti. Grazie. Qui c'è qualcosa. Allora, spalmiamo.
non parlerò a lungo. Perché si intitola Il gioiellino? Perché pare che in un'udienza il patrone, l'imprenditore Callisto Tanzi, abbia dichiarato ai magistrati, a parte i 14 milioni di buco, l'azienda è un gioiellino. Come avete visto, il film diciamo si presta a un'infinità di analisi, di punti, diciamo degli spunti molto, molto vari. Io però voglio soffermarmi su, diciamo, su due elementi. Il primo è riferito al fatto che il regista vuole mettere in evidenza questa differenza, le dinamiche all'interno del mercato del lavoro, del mercato economico, quindi della vita reale dell'azienda con il mercato finanziario. E diciamo che il gioiellino incarna di fatto una sintesi tra due modelli di capitalismo. Il primo è il capitalismo fine anni 80 e anni 90, che è il capitalismo a conduzione familiare. Il secondo tipo di modello di capitalismo è quello che viene dai tecnici definito come turbocapitalismo, ed inizia proprio negli anni 2000 con il discorso della finanza creativa, con gli strumenti come i derivati e quanto ne segue. E questa sintesi è ben espressa, secondo me, nel film anche dallo scontro generazionale che si crea tra il Callisto Tanzi, quindi Rastelli, e la nipote. Ed è uno scontro generazionale che di fatto perdono entrambi, non c'è nessun vincitore. E questo modello, questa sintesi, c'è un altro aspetto di questa sintesi che è indice di un fallimento, ed è il sistema delle relazioni, quel fitto bosco, sottobosco di relazioni di legami che si creano tra ambiti diversi, la finanza, la politica, le banche. E sembra quasi che praticamente tutti succhiano dal latte della Parmalat. Succhiano i consulenti che gonfiano le fatture, succhia la guardia di finanza, e lì lo si vede che durante il Natale riceve la sua mazzetta. Succhiano le agenzie di rating. Guardate, la settimana prima dello scandalo Parmalat, i giudizi di alcune più importanti società di rating davano la Parmalat come un'azienda solida, e hanno spinto anche gli istituti di credito ad acquistare titoli che, come ho detto prima, da un giorno all'altro sarebbero rimasti carta straccia. Succhiano le banche, ed è emblematica di fatto la sintesi quando praticamente concedono il credito a condizione però che Parmalat acquisisca un'altra società praticamente già in default, tra l'altro diversificando il mercato in un settore dove appunto il core business dell'azienda di Collecchio non c'entra assolutamente niente, come può essere appunto l'agenzia di viaggi. Succhia anche la politica, e lo si vede soprattutto quando, con la metafora calcistica, il capitalismo di serie A punta sul tridente, quindi una banca, un giornale e una squadra di calcio. Ecco, io credo che questo sia un primo piano di riflessione. Il secondo piano, la seconda chiave di lettura che può essere data, è quella che fa riferimento è più sul piano etico, e si riferisce all'individualismo di fatto, comunque a quel percorso logico, perché c'è una logica dietro
il fallimento della Parmalat, che però conduce e spinge un imprenditore di fama, una famiglia di imprenditori a diciamo superare il limite e quindi a superare quel senso di responsabilità etica che ciascuno dovrebbe avere anche nei confronti della società e quindi della collettività. E questo è diciamo fondamentalmente il fulcro di questo indebolimento, di questo sfasamento etico, è rappresentato dalla frase i soldi non ci sono, inventiamoceli, che è un po', e qui mi ricollego al film che abbiamo proiettato l'altra volta, che è un po' diciamo l'accezione dei soldi che lega questo film all'altro. Se vi ricordate, nel precedente film, Margin Call, in una delle scene finali si diceva appunto che i soldi sono solo un'invenzione che è servita a diciamo, evitare che gli uomini si ammazzassero per mangiare. E anche qui c'è questo sottile collegamento con i soldi come un'invenzione. E qui lo si vede benissimo, appunto, da quando i soldi non ci sono, inventiamoceli, è andata in scena semplicemente diciamo un falso in bilancio, una truffa, un pompare e mettere a bilancio dei soldi che effettivamente non c'erano. Ecco, queste sono secondo me le due interpretazioni più salienti di questo film. Rimane, secondo me, un'altra riflessione, perché fino adesso abbiamo parlato di che cosa è stata la Parmalat, di come è avvenuto il crollo della Parmalat, ma la domanda che ci dobbiamo porre, e che anche qui è ricca di ulteriori spunti, è che fine ha fatto nel 2016 la Parmalat e come sta di salute il sistema imprenditoriale italiano oggi? Allora, io vi do dei dati sulla Parmalat, dati aggiornati al 2013-2014. Secondo un'indagine fatta dall'Espresso, la Parmalat è al settimo posto, si classifica al settimo posto tra le 10 migliori imprese italiane, i 10 migliori gruppi o colossi dell'imprenditoria italiana. Come è avvenuto questo? Qui si vede appunto, dopo il fallimento, viene nominato Enrico Bondi come commissario straordinario della Parmalat. Lo stesso Enrico Bondi che era stato già nominato a suo tempo commissario per cercare di recuperare un altro importante gruppo italiano che è completamente sparito, che era la Montedison. Rimane commissario della Parmalat dal 2003 fino al 2005. Nel 2005 la Parmalat viene ricollocata sul mercato e qui subisce di fatto un'OPA da parte di un gruppo francese, Lactalis, il quale in questo periodo fa una vera e propria razzia di imprese italiane. Solo della Lactalis, oltre l'83% circa della Parmalat, anche industrie italiane come la Galbani, la Locatelli e l'Invernizzi, quindi diventando di fatto un colosso dell'imprenditoria alimentare. L'altro dato che mi colpisce in preparazione appunto del commento a questo film è il dato che fa riferimento allo stato di salute del sistema Impresa Italia. Nel 2014 Libero, quindi ho preso l'Espresso e Libero in modo da bilanciare diciamo le opinioni, Libero pubblica un'indagine un'indagine molto interessante sul passaggio dei marchi italiani in mano straniera e dice questo sondaggio che dal 2008 al 2013 i marchi italiani passati in mano straniera sono 830. L'inverso, ovvero i marchi stranieri che vengono acquisiti dall'Italia sono 340, quindi 830 contro 340, quindi il confronto è diciamo è in pari ed è la segnalazione di un problema.
È importante però vedere quali sono le nazioni che di fatto hanno fatto questa invasione. E ovviamente la prima è la Francia, la Germania, l'USA, gli Stati Uniti d'America, poi abbiamo la Russia, la Corea del Sud e infine gli Emirati Arabi. Dato ancora più interessante è il confronto tra Italia e Francia. Qui vi porto i dati aggiornati dal 2006 al 2016, quindi in 10 anni la Francia batte l'Italia 47 miliardi a 5 miliardi. Salvo le recentissime acquisizioni da parte della Lavazza, del Café Noir e della Campari, della Grand Marnier, ecco, lo scontro, insomma, il confronto a livello imprenditoriale è anche qui in favore tutto dei cugini d'Oltralpe. Ma perché è importante capire perché si è creata questa situazione? Cosa significa il fatto che comunque le nostre maggiori eccellenze ci vengono sfilate e passano in mani straniere? Beh, banalmente la prima conseguenza è questa: tutte le strategie e semplicemente le scelte più importanti che riguardano le imprese italiane vengono prese al di fuori dell'Italia. È un bene, è un male, qualcuno potrebbe dire è il capitalismo, bellezza. Ciò che io reputo personalmente un male è quando queste decisioni vengono prese non solo al di fuori dell'Italia, ma a danno dell'Italia. Dico questo perché nel novembre del 2015 noi eravamo impegnati appunto nella tragedia del Bataclan, in pieno terrorismo. Gli allevatori della Parmalat hanno scioperato duramente nei confronti della Lactalis perché la Lactalis, il gruppo Lactalis ha arbitrariamente abbassato del 20%, solo in Italia, il prezzo dato agli allevatori. È chiaro che quindi dallo 0,41 centesimo al litro sono passati a 0,34, mettendo in ginocchio il settore dell'allevamento. Questo solo in Italia, e di conseguenza le case produttrici, le piccole case produttrici di latte sono state messe in ginocchio, e quello che è grave è che si è creata una specie di dumping salariale che è passato sotto traccia, non soltanto nell'opinione pubblica, ma è dato più grave anche per quanto riguarda il discorso dell'antitrust. Ecco, io questo è stato il quadro generale. Ho cercato di darvi una panoramica del prima del fallimento di una delle più importanti e rimane tuttora settima in classifica impresa italiana, e il crack e quindi la ripresa. Ecco, il film, come vedete, secondo me vale la pena di essere visto, anche perché poi le sfaccettature e anche alcune battute sono veramente toccanti e pungenti, danno molto spesso spunti per una riflessione ad ampio raggio sulla panoramica finanziaria e economica del nostro paese. Ecco, io volevo cedere appunto la parola a voi per qualche considerazione, per capire cosa vi ha colpito di più di questa pellicola. Ecco. Qua dovevamo farli vedere all'incontrario, prima questo, perché poi in effetti il risultato di questi è stato il 2008, nel senso che a furia di non privilegiare probabilmente la parte veramente produttiva, portandola quindi solamente sul livello finanziario, siamo poi arrivati al 2008, dove nell'altro film faceva vedere, in effetti si parlava di miliardi, ma su che cosa non si è ben capito neanche
su che cosa trattassero completamente quella, la gente lì di New York, probabilmente trattavano anche di quelle cose qua, insomma, a un certo punto poi è scoppiato proprio tutto il sistema economico fondamentalmente. In modo, dicevano della Lactalis che i bretoni, no, sono dei, quelli della Bretagna, ma questi qua avevano i soldi fondamentalmente, tutte le aziende italiane di soldi non ne hanno, sono troppo piccole e poi dopo vanno a finire in quella maniera qua, senza margini, senza niente, non si riesce a capire, sono tutti padroncini che sono capaci solo loro di fare affari, difatti i risultati sono questi qua, no? Dove manager non se ne parla neanche, va bene il ragioniere, sui miliardi c'è il ragioniere, ragazzi, fai conto te, ma come le stesse, uguale. Il risultato è uguale, no? Perché siccome sono tutti uno più furbo di quell'altro, il risultato finale sono riusciti, tranne qualche caso, a distruggere anche il tessere comasco, perché invece di fare tutta una serie di operazioni, magari di aggregazione, proprio del genere, siccome sono tutti uno più furbo, sono riusciti a il discorso che facevo prima sull'acquisizione dei marchi e delle aziende italiane, noi stiamo vivendo queste settimane il passaggio di proprietà della Chicco Arzana da imprenditoria italiana a un'altra francese. Telecom e Mediaset hanno venduto o stanno vendendo a Vivendi. Altra impresa, altra società francese. Ed è chiaro che noi italiani ci mettiamo la conoscenza, ci mettiamo l'ingegno, però poi forse la distribuzione e i soldi ce li mettono qualcun altro. Questo è, secondo me, un dato di fatto sul quale poi ragionare, tenendo conto che intorno agli anni 80, anni 90, si è generato un flusso di capitali anche qui in Italia molto ingenti. Il problema qual è stato? È che le maggiori imprese italiane, vedi Fiat, vedi Pirelli, hanno cercato di privilegiare gli investimenti in finanziarie rispetto agli investimenti e all'innovazione industriali. Poi però io non sono un tecnico di economia e di finanza, per cui l'idea che mi sono fatta, unitamente anche al discorso politico e agli intoppi burocratici che ci possono essere, fino a un certo punto, perché poi qua abbiamo visto, non so se all'inizio avete notato, quando Tanzi ringrazia della legge ad hoc che è stata fatta sul discorso del latte, della, adesso non so se pastorizzazione o comunque del latte. Ecco. Quindi abbiamo delle, si sono fatte, cose dicono, delle leggi ad personam, ma sono state fatte anche delle leggi ad aziendam. Poi non so se il latino è corretto. La legge di stabilità. Perché c'è anche una società francese che sta trivellando il Mediterraneo, si chiama Total. Questa è stata favorita da qualcuno, obiettivamente, senza voler fare polemiche posteriori, ex post. Ma ad esempio, si diceva della Francia che ha questa grande capacità di appropriarsi delle aziende italiane. Non è possibile il contrario, perché a differenza che in Italia, in Francia, c'è una sorta di protezionismo da parte anche dello Stato rispetto alle proprie aziende, per cui anche se questo non compare, perché è chiaro non può comparire, però in realtà se un'azienda italiana cerca di acquisire un'azienda francese ha sempre delle grosse difficoltà, proprio perché c'è da parte dello Stato una tutela rispetto alle aziende, anche se poi è il mercato che comanda, però e lo stesso vale per le commesse, ad esempio commesse di lavori ferroviari fatti in Francia da parte di Breda, da parte ferroviaria eccetera,
c'è stato sempre da parte della da parte quindi dei governi, sia locali che nazionali, delle forti resistenze proprio per privilegiare le proprie aziende, e quindi Alstom e altre. Quindi c'è una sorta anche di protezionismo inverso, per cui è facile venire a pescare in Italia perché le aziende hanno quelle, come dire, non hanno una struttura solida, per cui sono facilmente attaccabili. Però nello stesso tempo è difficile il contrario, perlomeno con la Francia. Ecco, tanto che poi il film, ritornando al film, vabbè, il film dà fa la storia, diciamo, quasi per quella la conosciamo, perché poi riporta più o meno quella che è stata la realtà della Parmalat. Qui non siamo entrati nel merito dei poveri risparmiatori che avevano acquistato tante azioni anche perché avevano un alto rendimento e poi sono rimasti fregati. Dimezzare le perdite o comunque di sanare una parte delle perdite dei risparmiatori è scaduto proprio il 31-12 del 2015, e anche lì c'è una sorta di piccolo giallo, nel senso che uno degli strumenti utilizzato per cercare di sopperire o comunque tamponare le perdite dei risparmiatori era quella di sottoscrivere i warrant, no? E si dice che alla scadenza un mese prima della scadenza del 31-12 del 2015 siano stati ancora non sottoscritti una quantità molto elevata di questi titoli, quindi anche qui il problema rimane aperto, ecco. Tenendo conto che anche questo sono dati recentissimi, in 5 anni il consiglio di amministrazione della Parmalat è saltato 5 volte. E questo, voci diciamo di corridoio, ma giornalistiche, viene fatta filtrare l'indiscrezione della volontà da parte della Lactalis di uscire dalla quotazione in borsa. Dato non conosco bene la vicenda Parmalat come la conosci tu, che l'hai studiata profonditamente. Però poi è passato un po' di tempo e quindi però alcune cose sono inspiegabili. Anche il film non riesce a dare l'idea esattamente di quali meccanismi abbiano generato questa voragine in cui poi la società è sprofondata. Io non lo so, una domanda che faccio però anche rispetto a quello che diceva prima Barni, è se è proprio vero che la forza dei gruppi stranieri è dovuta principalmente alle politiche protezionistiche di quei governi, perché in realtà almeno all'interno dell'Unione Europea ci sono regole che garantiscono la concorrenza persino quando uno fa gli appalti per i corombali di un cimitero, devono essere emessi dei bandi europei e c'è una competizione che almeno teoricamente dovrebbe essere vera. A me sembra che il problema sia la forza finanziaria, cioè la capitalizzazione delle imprese italiane e in qualche modo anche gli orientamenti del capitalismo italiano. Scusate se uso un linguaggio che può sembrare dell'altro secolo, ma Carla faceva una domanda prima, dà un'informazione, ma questa roba del Via Sana è clamorosa ed è scandaloso il silenzio della stampa, cioè veramente scandaloso. Alzana, che sia il secondo gruppo in provincia di Como per la patrimonializzazione, è andato in una direzione praticamente sconosciuta, verso aziende, verso un gruppo straniero, senza che il titolare di quell'azienda sia riuscito a dare uno straccio di spiegazione, cioè perché ha venduto, quali altri investimenti ha intenzione di fare, o ha intenzione di portare quei soldi, intascarli e di metterli da qualche parte. E questo è un problema serio, e nessuno sta parlando, perché quel triangolo famoso, squadra di calcio, stampa, eccetera, banca, eccetera, in qualche modo funziona anche qui. Per cui ci sono notizie che bazzano in primo piano e altre che invece rimangono. Poi c'è anche qualcuno che, scusate, non c'entra nulla, che è un po' sfigato e fa l'editoriale della provincia in cui dice la rinascita culturale di Como il giorno stesso in cui si scopre che non si fa la mostra al Bilò. Questo è l'eccesso di zelo
di un marito che si sente di dare continuamente favori alla moglie che fa l'autostar per il sindaco, ma non c'entra nulla. Il problema però è questo: perché c'è questa debolezza endemica del capitalismo italiano per cui a due riprese l'Italia si è ricostruita con l'intervento statale? Guarda, questa è una riflessione che dobbiamo fare, perché con la crisi del 29 il gruppo di economisti socialisti che Mussolini aveva utilizzato quando aveva l'acqua alla gola ha deciso di fondare le partecipazioni statali. Dopo la guerra si è rafforzato questo sistema con le partecipazioni. Il paese è stato ricostruito in gran parte, in parte anche con il sostegno statale alle imprese, perché allora si è costruita l'autostrada del sole, perché c'era la Fiat, doveva costruire automobili, eccetera. Ma c'era anche un intervento diretto dello Stato nell'economia. Allora, io credo che non sia possibile ritornare lì, ma se non è possibile tornare lì, ci aspetta questo destino. Cioè, qual è la malattia del capitalismo italiano? O siamo invece convinti che questa malattia non c'è, è normale che sia così, che il signor Alzana fa bene a vendere, che non ci importa nulla, eccetera? Questa è la domanda di fondo. L'altra domanda è cosa hanno fatto le autorità pubbliche rispetto alla vicenda Parma. Adesso io non riesco a fare la mente locale su quali fossero loro il potere di Consob, ma evidente che c'è stata una negligenza straordinaria. No, perché la truffa nei confronti di chi ha sottoscritto i bond è stata colossale. I meccanismi erano anche un po' ingenui, da quello che si capisce. Forse non eravamo addestrati a comprendere in quel momento, ma è andata così. E poi c'era un Presidente del Consiglio che, oltre che era Berlusconi, è bello quell'episodio in cui Tanzi dice al figlio: ridi, vedi di ridere le sue barzellette, che ha depenalizzato il falso in bilancio a suo tempo. E poi è realistica questa cosa, che Tanzi, che era il padrone del Parma Calcio, vada Berlusconi un quarto d'ora e parlano di calcio e escono come se niente fosse, di fronte a una delle aziende più grosse del paese che stava... Allora, se le cose stanno così, conviene andare ad abitare in Svizzera, perché il capitalismo italiano ha questa struttura, la politica italiana ha queste negligenze, le authorities non vedono, non sentono, non parlano. Io non credo che sia così, non credo che sia così, però qualche sospetto viene. Mi piacerebbe sapere tu che hai approfondito queste cose, che sei un'autorità in campo politico, cosa ne pensi? Attribuire troppi merdi, troppe cariche. Visto che è un'esperta in campo politico, mi aspettavo delle risposte. Sei stata bravissima a denunciare tutti questi numeri da un punto di vista delle aziende, però da un punto mi aspettavo, da un punto politico, le risposte che chiedeva un po' Enzo nel suo... Come tu vedi, per quanto riguarda il campo elettrico, l'EDF è rimasta intatta nonostante le regole europee, mentre in Italia si sono divisi tutti. Così come il Belgio aveva protetto alcuni acquisti che voleva fare l'Italia di una loro grossa azienda, e qui invece non sta succedendo niente. Quindi mi aspettavo la tua conoscenza politica, cosa dice su queste cose, come si può? Se mi fai la domanda sul Belgio non lo so, ti dico, comunque c'è un problema di prima di tutto di all'interno del capitalismo italiano. Io, se volete, poi vi dico un altro dato che veramente... Tanzi non voleva uccidere il 51%. Sì. Cioè, questo è tipico dell'imprenditore italiano, che è attaccato all'azienda come se fosse una sua piattaforma e vuole il controllo completo. Ci sono società di investimento che in Italia non riescono a investire perché gli imprenditori non vogliono uccidere le quote, perché non vogliono perdere il controllo e perché quella è una loro creatura che nasce e muore con loro. Può crescere un'azienda fino a quando un essere umano ha i soldi da mettere dentro. Quando va al di là del capitale normale che una persona può avere, questa azienda è destinata a confrontarsi con leader mondiali che di questi problemi non si rifanno e che hanno ovviamente poteri finanziari che sono 10-100 volte quelli delle aziende italiane. Quindi o l'Italia capisce che, diciamo, non si è più dentro i confini nazionali, perché la globalizzazione è questa, la globalizzazione è competere con i cinesi, i russi, gli americani, tra un po' i brasiliani e gli indiani, oppure ci si chiude dentro e si invoca un mercato protetto, come alcuni sono capaci di farlo, io non so se sono capaci di farlo, l'Italia sicuramente non è capace di farlo, o ci si chiude dentro con un protezionismo e si impedisce agli altri di venire in Italia. Questo film è lo specchio del capitalismo italiano pre anni 2000,
dove c'erano i salotti vuoi e si facevano gli affari con una piccola banca d'affari, che oggi era la più grande banca d'affari italiana, oggi è sparita, perché era grande in Italia, è piccolissima nel mondo, perché Mediobanca a confronto di Lehman Brothers è niente, Lehman Brothers è fallita, però a confronto con Goldman Sachs, Merrill Lynch è niente, e si facevano gli affari in questo modo, sostenuti dagli amici politici, dalle banche, che dalla relazione cliente sane arrivavano a relazioni malsane, perché le relazioni che sono descritte nel film sono malsane, non sono relazioni normali, e oggi gli imprenditori si aspettano ancora che le relazioni con le banche siano quelle di pre-2008, e non sono più così, e si lamentano che le banche non danno più soldi, perché erano abituati a una situazione che oggi non c'è più. Le sofferenze che le banche hanno in pancia oggi sono tutti imprenditori, 90% sono imprenditori, che non restituiscono i soldi che hanno avuto. Questa è la situazione dell'Italia oggi, di un sistema produttivo che oggi non è più in grado di competere con il resto del mondo più avanzato. E le aziende sono tante, e sono la maggioranza di queste sono piccole aziende. Quindi queste piccole aziende non sono un male, le piccole aziende, ma sono le piccole aziende che non diventano grandi che sono il male dell'Italia. Perché ci siano tante piccole aziende, non è un problema. Che nessuna di queste piccole aziende sia in grado di diventare grande, e le grandi aziende siano in grado di diventare grandissime, e questo è il problema. Dopodiché, di fronte a un'offerta a cui non si può pronunciare, secondo me anche probabilmente Arsana vende. Io non so che cosa gli abbiano promesso, quanto l'abbiano pagato, o che altro gli hanno offerto, però un capitalista a un certo punto dice: io fino a qua sono arrivato, se c'è qualcuno più bravo di me, più grosso di me, il passo la palla e tocca a lui andare avanti. Il problema delle aziende italiane è che questa cosa veniva nelle famiglie, quindi se c'era un figlio deficiente l'azienda era destinata a fallire, e i passaggi generazionali sono uno dei momenti più delicati di un'azienda italiana. Perché? Perché abbiamo il ragioniere che non parla inglese in molte aziende italiane, che si trova a gestire prodotti finanziari che non conosce. Dopodiché non è la finanza che ammazza le aziende italiane, è la non capacità di gestire questi strumenti finanziari. A Parma è fallita perché questi imbrogliavano, non perché la finanza gli ha fregati. Questi non producevano abbastanza, non avevano liquidità e si attaccavano alle banche inventando dei capitali che non c'erano. C'è anche un problema dal punto di vista che attualizzo, poi io non sono un'esperta, però con l'iniezione di liquidità data da Draghi al sistema bancario c'è qualcosa che non funziona a livello proprio di istituti di credito. Poi, la risposta delle banche è: noi diamo credito oggi a chi se lo merita. Chi se lo merita oggi a tassi bassissimi, gli altri non se lo meritano. Sono troppo rischiosi, non hanno piani industriali seri, non sono in grado di avere piani finanziari industriali leggibili da un esperto finanziario della banca. Tra il rischio di dare soldi a questa banca e perderli, o non darli e mancare un profitto, oggi preferiscono mancare il profitto. Piuttosto di rischiare, questo è quello che fa le banche. Certo, ti dico che... Ma io volevo rispondere così. Vai, Sandra. Troppo bella dalle banche. No, perché è un 25 anni che si fa un capitalismo fatto di favori, di non controlli, e così le aziende sono abituate a lavorare così, erano abituate a lavorare così, non avevano concorrenza, bastava ungere il potente di turno oppure la stampa di turno e così via, e avevano problemi, non sono abituati a gestire i mercati, non sono abituati a essere pari nel mondo, e a loro gli basta l'articolo 8. Io però non ho capito una cosa, nel tuo discorso anche da quello di Massimiliano, cioè la sequenza cronologica cioè quando le aziende hanno smesso di fare così e quando le banche hanno deciso di dare il credito a chi le merita, perché settimana scorsa è stato creato un fondo con fondi pubblici per salvare alcune banche, cioè quando hanno iniziato a dare il credito a quelli che se lo meritano, e quando i capitalisti italiani hanno capito che devono competere e quindi devono innovarsi, perché stanno vendendo, non stanno cercando di competere. È solo la conseguenza del passato questa, o è un costume che continua? Cioè sono domande vere queste che voglio perché l'idea che noi abbiamo voltato pagine, adesso l'Italia è diversa da quella. No, io ho detto questo. Adesso è dimostrato. No, anche perché poi io credo che il sistema di relazioni Banca aveva un suo senso. Di relazioni che tu dici. Oggi non sta più niente,
Certo. Il sistema di relazioni che tu dici essere tipico degli anni 80-90, dire che oggi, al 2016, non esista, non lo so. No, sto dicendo quello, dico che quel film descrive una situazione in cui l'Italia sembrava andare bene, ma si basava su quel sistema. Oggi quel sistema in cui l'Italia andava bene con quel stesso sistema oggi non funziona più. E l'Italia non sarebbe inventato un nuovo. Secondo me. Scusa, questo. Cioè, è orfana di quel sistema in un mondo che è cambiato, a cui non è riuscita a sostituire con un meccanismo altrettanto efficace. Signora, però secondo me il film, tu dici, è lo spaccato del mondo del capitalismo degli anni 80-90. Secondo quando me... Quando funziona la parola. Sì, secondo me però c'è ancora questa cosa, e il film lo fa ben vedere, anche sul discorso degli anni 2000, dove il mondo, come dici tu, era cambiato. Sul discorso della politica, io ritengo che l'Italia non abbia ben chiaro, mettiamola così, il piano, diciamo, e non abbia un'idea chiara e realistica di quali sono gli asset su cui vuole puntare realmente, al di là della banda larga. I piani industriali, io sento ancora dire parlamentari, piccolo e bello, però in questo caso ha ragione Massimiliano quando dice sono anch'io d'accordo che è piccolo e bello, però l'Italia, se vogliamo avere un paese, un'imprenditoria, un sistema competitivo a livello globale, non può basarsi solo ed esclusivamente sul piccolo, per cui secondo me mancano o sono mancate delle scelte fondamentali da parte della politica e da parte del governo. Il piano industriale su cui puntare è uno di questi, il piano energetico è un altro. È chiaro che adesso, nel momento in cui si sta cercando di comporre il puzzle in una situazione così di crisi e così complessa, dove non ci sono più, si fa fatica a controllare, ci sono delle entità, delle agenzie che dovrebbero sorvegliare ma che di fatto da noi non sorvegliano, perché vi ripeto, l'ultimo caso, quello che vi ho espresso dello sciopero da parte dei lavoratori della Parmalat a novembre 2015 è eclatante, cioè non è possibile che il leader decida autonomamente di abbassare il prezzo del latte solo ed esclusivamente alle fattorie italiane, mentre ha in mano tutto il mercato, per forza, certo, se lo può permettere. L'autorità della concorrenza dov'è? L'antitrust dove sono? Vabbè, voi avete troppo fiducia in queste autorità, cioè l'autorità Consob, l'autorità sulle banche, l'autorità sul mercato. Cioè, è come pensare che se c'è la polizia non possono accadere i reati. Cioè, non è che la presenza della polizia impedisce che le cose accadano, la presenza delle autorità non impedisce che ci sia chi froda, chi imbroglia o chi ha comportamenti. Chiaramente la presenza dell'autorità le limita e poi le sanziona quando le trova. Però non è che basta creare un'autorità per avere che tutto funziona. Funziona bene. Però riguardava il rapporto tra l'Italia e il resto. Le autorità italiane controllano le condizioni della concorrenza in Italia, da questo punto di vista, non quella del mercato del lavoro europeo. Questa è una questione, cioè il dumping salariale in Europa esiste come? Altrimenti non avremmo tutti questi capitali, queste aziende italiane che vanno all'estero. Ma voglio dire una cosa, l'ultima, poi mi taccio perché sono so di essere noioso e petulante. A me pare che ci sia, da questa vicenda vengano fuori alcuni spunti. Primo, cioè se le aziende, perché stiamo parlando non più di Parmalat, di quello che succede, se i gruppi stranieri comprano le aziende italiane, e in genere queste aziende continuano a lavorare in Italia, alcuni luoghi comuni sulla produttività dell'Italia, sulla competitività delle aziende italiane e anche del sistema di relazioni sociali che ci sono in Italia dovrebbero essere messi in discussione. Cioè se solo queste aziende sono appetibili solo per il loro livello di capitalizzazione o perché sono aziende produttive che operano in un contesto produttivo in cui c'è un sistema formativo che in qualche modo funziona, ci sono infrastrutture che in qualche modo funzionano e c'è un sistema di relazioni sindacali che in qualche modo funziona. Perché noi continuiamo a dire il contrario, cioè che dobbiamo riformare queste cose perché non vanno bene, bla bla bla,
E poi gli altri vengono a comprare le aziende e le fanno funzionare e sono produttive. Allora è il manico che forse va cambiato in queste aziende, non tanto il contesto, posto che anche il contesto deve essere modificato. Allora questa cosa, poi il capitalismo italiano ha fatto queste scelte, ma non le ha fatte da solo. Io, scusate se sono esplicito e anche un po' polemico su questo, c'è stata una cultura politica che a partire dagli anni Ottanta ha imposto questo slogan del piccolo e bello, e lo ha fatto perché questo metteva in discussione i termini tradizionali del conflitto sociale e politico. Noi siamo arrivati anche ad avere, in parallelo con questa cultura che è stata propagandata dal Censis e di cui è stato portavoce un pezzo fondamentale della Democrazia Cristiana, con le sue banche, i suoi enti locali, i suoi istituti di ricerca, eccetera, con le sue banche, qualcuna delle quali, e con qualche regione importante d'Italia, con qualche personaggio che gira dalle regioni, al Senato, alle banche, questa cultura qui serviva a mettere in difficoltà la sinistra politica e sociale. Parliamoci chiaro, e ha prodotto disastri però. E contemporaneamente noi avevamo un debito pubblico che cresceva, mentre continuavamo a dire che piccolo e bello, bla bla bla, un capitalismo che non si riformava, che non si innovava a partire dagli anni 70, e un buco nel bilancio dello Stato che consentiva di remunerare i titoli di Stato anche al 20%. E si diceva ai cittadini che la barca va, e tutto va bene, e c'erano quelli che... Voi interessatevi agli interessi che prendete sui titoli di Stato, non sugli aumenti salariali, sulla contrattazione. Guardate, questa è stata la cultura politica che si è imposta nel passaggio dalla Prima alla Seconda Repubblica e che ha avuto consenso di massa. Ma adesso, tanto per essere chiaro e per insistere su questo, la responsabilità fondamentale è della cultura politica di una parte della Democrazia Cristiana. Chiaro? In gran parte della Democrazia Cristiana. Le cose, adesso questa incensazione a posteriori, postuma della Democrazia Cristiana, a volte a me dà molto fastidio, perché signora che le cose, quelle cose lì, di cui ha parlato anche Massimiliano prima, sono il risultato di quella cultura politica diffusa a livello di massa. Su Como, beh, questa sera si sta discutendo di un'azienda piccola che vuole che tenderebbe a allargarsi per competere sul mercato. Questo mi sembra che sia, no? Sì. Quindi ritornando anche la 2A, ragazzi, il discorso che faceva lui, dovremmo essere tutti verso. Sarebbe stato bello approfondirlo un po', questa cosa. Sì, poi però anche no, sotto questo aspetto, a me viene da dire, ma un comune, è giusto che un comune abbia delle quote in una società che è quotata, abbia delle partecipazioni in una società che è quotata in borsa? Punto di domanda. Sai, però non è una società, sono società che svolgono dei servizi, quindi non sono società che debbono fare forzatamente degli utili, quindi sono, no. Sì, certo, borsa, però voglio dire, sono borsa, società che danno dei servizi ai cittadini, quindi se sono il 51% è in mano a capitale pubblico, può essere anche una garanzia per... Ma che... non ce l'ha il 51%? Come non ce l'ha? Come non ce l'ha? No. Come comune di Como non c'ha, no, c'è no, no, no. A2A c'ha il 51% tra Milano e Brescia. Quindi può essere da quel punto di vista lì, come dire, una tutela per il cittadino, anche se una società per azioni non è che possa andare a tutelare il cittadino, deve rispondere poi agli azionisti, quindi gli azionisti però se il 51% sono pubblici in qualche modo. Il cittadino dovrebbe essere tutelato dai comuni, poi il mercato dovrebbe offrire servizi migliori. Per chiudere, volevo, io ovviamente alcune domande non ho risposte, cioè non sono in grado di dare delle risposte precise. Aggiungo invece ulteriormente un quesito che non vi ho detto prima per non annoiarvi, però visto che poi il discorso è saltato fuori, nell'articolo che ho citato prima relativo all'Espresso faceva il confronto tra le 10 maggiori aziende italiane per numero di dipendenti e per ricavi, quindi per fatturati, del 2013 rispetto al 1984. Quindi in 30 anni l'Italia ha perso 6 dei suoi gioiellini, tanto per rimanere in tema.
Lo stesso confronto è stato fatto, sempre sulla stessa, con gli stessi parametri, è stato fatto sia in Germania che in Francia. Quello che è uscito fuori è che in Germania e in Francia c'è stato uno slittamento dal primo al secondo posto, ma sostanzialmente il numero delle 10 imprese maggiori nei loro paesi è rimasto in 30 anni tendenzialmente lo stesso. E questo, cioè, è un dato che fa riflettere ulteriormente. E di là ho la lista, e in effetti società come la Montedison, che ho citato prima, sono completamente smembrate. Vado a memoria, la Pirelli non c'è più, anche se c'è la sezione cavi per il cablaggio, eccetera. Poi ci sono la SME, Little Cedar non c'è più. Cioè, quindi su 10, 6 ce li siamo giocate. Quindi io non dico è un bene o un male. Confrontando i dati sulle stesse di altre nazioni, c'è un problema. Houston, c'è un problema. L'Olivetti, esatto, l'Olivetti. Parte di Finmeccanica, ci siamo giocati. Finmeccanica, sì, delle sverde. Va bene, brava. Ringrazio. Di avermi sopportato.